dolci parole, buona volontà. Parole, buona volontà. Pollyanna che con il suo cantore risveglia il buon umore da serenità. Lo sai, zia, in questo momento mi sembra quasi di vivere in un sogno stupendo. Non avrei mai immaginato che un giorno sarei salito su un treno per fare un lungo viaggio attraverso un paesaggio così meraviglioso. Il pensiero di rivedere Pollyanna rende tutto più bello, vero? Però non vorrei andare da lei per un motivo così triste. Hai ragione, James. Una simile tragedia l'avrà sicuramente sconvolta, povera bambina. Spero tanto che la nostra venuta a Beldisville possa aiutarla a superare questo terribile momento e farla tornare la Pollyanna di sempre. Ma certo, stiamo andando da lei per questo. Faremo tutto il possibile per tirarla su di morale e vedrai che ci riusciremo. Certo, puoi contare su di me. Non vedo l'ora di poter riabbracciare la mia cara Pollyanna. Ma perché, Pollyanna? Ascolta, Timothy, per favore, valle incontro tu e dille che deve tornare a casa sua. Ma come, Pollyanna, non sei contenta di rivederli? Sono tuoi amici. Lo so che sono miei amici e io sono contenta di rivederli, ma zia Polly non vorrà riceverli. Ascoltami, Pollyanna. Anche se tua zia non vorrà riceverli, Mrs. Kerium non se la prenderà, perché è molto comprensiva e sono certo che capirà. La tua presenza basterà ripagarla delle fatiche del viaggio. Lo credi davvero? Certamente. Sarebbe molto più triste per lei dover tornare a Boston senza averti riabbracciata. Beh, forse hai ragione tu. In fondo è venuta fin qui da Boston solo per vedere me e sarebbe molto maleducato da parte mia rimandarla subito a casa. Proprio così, sarebbe molto scortese, Pollyanna, e se la cosa può consolarti, Nancy e gli altri stanno facendo tutto il possibile per accoglierla come si deve. Grazie infinite, grazie Timothy, adesso non ho più paura. Zia Ruth! Jamie! Oh, ciao, Pollyanna! Zia Ruth! Cara zia Ruth, ti prego di perdonarmi, zia. Ti ho fatto aspettare. Non importa, ora siamo insieme, piccola mia. Già, sono così contenta di rivederti, zia Ruth. È bello che tu sia qui con me. Anch'io ne sono felice, ero tanto preoccupata per te. E invece ti vedo allegra come sempre. Sei stata molto gentile a venirmi a trovare. Ehi, ci sono anch'io, Pollyanna. Oh, Jamie. E sono così felice di rivederti. Mi sembra un sogno che sia potuto venire anche tu. Non dirlo a me. Io quasi non ci credo. E invece è vero. Sei qui con me. Non è stupendo, Jamie? Buongiorno, Pompon. Come ti va la vita? Buongiorno, Mrs. Kerriu. Benvenuta a Beldisville. Tu devi essere Jamie, non è vero? Sì, esatto. Bene. Benvenuto anche a te. Zia Ruth, ti presento Timothy. È uno dei miei più cari amici. Oh, allora, lieta di conoscerla. Ah, beh, grazie. Cioè, volevo dire, il piacere è tutto mio, signora. Oh,
Mi scusi, signora, forse è il caso che ora vada a prendere i suoi bagagli. Oh, zia Ruth, guarda che magnifico paesaggio! Non ho mai visto un cielo così limpido e dei prati così verdi. Sai, zia, io penso che chi abita in un posto come questo si sente più buono. Sì, è un luogo incantevole, Pollyanna. Sapete, anch'io ho pensato a tutte queste cose la prima volta che sono passata di qui in carrozza. Ricordo che capii improvvisamente perché il papà diceva di sentire tanto la mancanza di Beldisville. Ma purtroppo il papà non è più potuto tornare in questo posto. Oh. Oh. Ma anche se il mio papà è andato in cielo, è sempre qui con me, nel mio cuore. È molto importante ricordare sempre i nostri cari. Mr. Pendleton dice che così essi vivono in noi. Hai detto Mr. Pendleton, cara? Esatto. Lui mi ha spiegato che se anche il povero zio Thomas è volato in cielo, continuerà a vivere per sempre nel cuore della zia Polly e nel suo ricordo. È vero. Il tuo amico ha ragione. Capisci, zia, cosa significa questo? Ora sono sicura che il papà, la mamma e zio Thomas potranno continuare a vivere in me, nel mio cuore, finché li ricorderò e continueranno ad amarmi come sempre. Quando ho capito questo, mi sono sentita subito meglio. È così, Pollyanna. Ti ameranno e ti proteggeranno per sempre. Io ne sono certa. Ma vedi, zia Polly non vuole crederci. Oh, aiutami, aiutami, zia Polly sta tanto male. Pollyanna, tua zia è ancora molto addolorata, vero? È comprensibile. È stato un colpo tremendo per lei. Aspettavamo con ansia il suo arrivo. Grazie, ve ne sono molto grata. È stata molto gentile venire fino a qua. Grazie, Polly! Signora Chilton, sono felice di rivederla, anche se so che questo per lei è un momento terribile. Non so davvero dirle quanto ne sia addolorata. La ringrazio, Mrs. Carew. Lei è molto buona. Immagino che sarà esausta dopo un viaggio così lungo. Non vuole andare un po' a riposare? Beh, io... Nancy, per favore, accompagni i nostri due ospiti nella loro camera. Certo, provvedo subito, signora. Ve ne prego, fate come se foste a casa vostra. Zia Polly! Zia Polly. Non piangere. No, non sto piangendo. Ma zia Polly è... Non fare così, Pollyanna. Vedrai, tutto si aggiusterà. Ma voi siete stati tanto gentili a venire qui. Non preoccuparti, cara. Non siamo qui per divertirci. Siamo venuti con la speranza di poter aiutare almeno un po' tua zia a superare questo momento tanto difficile. Perciò non preoccuparti per noi, ma cerca piuttosto di comprenderla. Ce la metterai tutta, vero, Pollyanna? Sì, zia Ruth! Adesso basta con le lacrime, Pollyanna. Il viaggio è stato un po' faticoso. Jamie, che ne diresti se andassimo in camera a riposarci? Volentieri, zia Ruth. Allora seguitemi, vi porto i bagagli. Non l'avevi da fare? Oh, la prego, non deve disturbarsi ancora. Ma no, io mi diverto un mondo a portare i bagagli. Gli uomini valli a capire. Timothy si comporta proprio come uno stupido. Hai ragione, è molto ridicolo. Sembra un cucciolone innamorato. Io non lo trovo affatto divertente. Ormai non si può più fare affidamento su nessuno perché suo marito è troppo giù di morale. E se Timothy fa il cascamorto con Mrs. Carew, mi spiega chi manderà avanti questa casa?
Non preoccuparti, cara. Timothy rinsavirà presto. Ad ogni modo, Mrs. Carew è molto simpatica anche a me. Mi sembra una persona aperta e disponibile. E questo giustifica Timothy. Beh, non del tutto. Sembrava quasi un pazzo scappato da un manicomio. Vedi, quando una bella donna dice "la prego" in modo gentile, sorridendo, tutti gli uomini perdono la testa, proprio come Timothy. Oh, ma Mrs. Starchy, le sembra davvero che questa sia una buona giustificazione? Non lo so, Nancy, ma spero che la signora Carew riesca a scuotere anche mio marito e gli restituisca il sorriso. Cosa? Non dirà sul serio, spero. Ma non lo capisci, Nancy. Non ce la faccio più a vederlo così triste. Oh. Perché, signore? Perché ti sei preso proprio lui? Era ancora così giovane. Oh, com'è bello qui, Pollyanna. A dire il vero, non credo di avere mai visto un posto più bello di questo. Anche a me piace tanto e sono felice che tu sia qui con me. Però vorrei che zia Polly stesse bene, così potresti conoscerla meglio. Sei rimasto un po' deluso, vero? Mm-hmm. Non ho motivo di esserlo. Tua zia è venuta a darci il benvenuto di persona ed è stata molto gentile con noi. Mi è dispiaciuto soltanto di non averla salutata e di non essermi presentato come si deve. Se n'è andata via così in fretta. Beh, non importa. Lo potrò fare un altro giorno. In fondo, tutto il tempo che voglio. Sei molto comprensivo. Grazie, Jamie. Senti, avresti voglia di andare a fare una passeggiata? Oh, sì, mi piacerebbe moltissimo. Ci puoi accompagnare, Timothy? Ma certo, con piacere, Pollyanna. Dai, Bonbon, vieni anche tu. Oh, che belle rose. Ti piacciono? Le ha piantate il signor Tom e ne va molto fiero. Vieni, andiamo ad ammirarle. Forse è meglio non entrare nel giardino. E per quale motivo, Timothy? Ecco, perché le nostre rose sono molto più belle viste da lontano. Sì, più belle, ecco. No, ti sbagli. Secondo me, invece, sono molto più belle viste da vicino. Così se ne sente anche il profumo. Il fatto è che, vedi, Pollyanna... Non preoccuparti, ci penserò io a spingere la sedia a rotelle. Volevi dire che hai un lavoro urgente da fare, vero? Ma noi ce la caviamo benissimo anche da soli. Sei pronto, Jamie? Andiamo. Oh... Guarda, Jamie! Signor Tom, è successa una cosa terribile! Pollyanna! Oh, Timothy! Le rose! Cos'è successo alle rose? Avrei voluto evitarti questa delusione. Purtroppo, da quando il dottor Chilton è morto, mio padre è caduto in uno stato di completa apatia e non è più riuscito a trovare la forza di lavorare. Cosa? Dici sul serio? Oh... Non può fare così. Vado a parlare con lui. No, Pollyanna, aspetta. Ormai mio padre se ne sarà fatta una ragione e sono sicuro che domani ricomincerà ad occuparsi delle sue rose. Lo pensi davvero? Ma certo, non c'è motivo di allarmarsi. Il vecchio Tom è un uomo molto in gamba. Perciò adesso pensa soltanto a tenere compagnia a Mrs. Carew e al tuo amico Jamie e vedrai che quando domani tornerai qui troverai mio padre al lavoro. Ah, meno male, Timothy. Adesso mi sento molto più tranquilla. Oh, anzi, no. Lo sarò domani quando vedrò che Tom sta bene. Domani ti porterò nelle altre fattorie, così conoscerai tutti quelli che vivono qui. Vedrai, Jamie, sarai accolto ovunque a braccia aperte. Devi avere un sacco di amici da queste parti, vero, Pollyanna? Oh, sì, però il mio migliore amico è Jimmy, vedrai, è molto simpatico. Jimmy, hai detto? Proprio così, Jimmy Pendleton. Sono sicura che diventerete subito grandi amici. Bene, allora non vedo l'ora di conoscerlo. Oh, purtroppo, però, da un po' di tempo Jimmy è sempre di cattivo umore e non riesco proprio a capire il perché... Ezra, questa signora è proprio così bella? Beh, pare di sì. A Beldensville ormai non si parla che della bellezza della signora Carew. Dicono che sembra uscita da una rivista di moda e che è così bella da far concorrenza a un'attrice. Cavoli! Pollyanna mi ha detto anche che vive in una casa che sembra un castello e va in giro su una grande automobile guidata da un autista personale, proprio come le attrici del cinema. Cosa?
Sei sicuro che la signora Carew viva in una casa che sembra un castello? Pollyanna mi ha assicurato che è vero. Capisco perché ha quel portamento nobile e distinto. Senti, papà, quando pensi che andremo a trovare Mrs. Polly? Non lo so proprio, Jimmy. Mrs. Polly sta sempre chiusa in camera sua e non vuole vedere nessuno. Chissà, forse la visita di Mrs. Carew l'avrà sollevata un po'. Tu che ne pensi, Ezra? È probabile. Sembra che con lei ci sia un ragazzino veramente adorabile. Quindi casa Chilton sarà molto più allegra ora. Ho capito, si è portata dietro quell'individuo. Ad ogni modo, io non vedo l'ora di conoscerla, Jimmy. Speriamo solo che Mrs. Polly si riprenda presto. Chissà, forse adesso che ha degli ospiti non rifiuterà di riceverci. E intanto potremmo anche conoscere questa bella signora. Ma penso che in questo momento una visita a casa Chilton non sarebbe gradita. Ma certo, visto che ci sono già Mrs. Carew e Jamie a consolare Mrs. Polly, noi due non saremmo che di impiccio. Io mi ritiro di sopra. Ehi, Jimmy, aspetta! Com'è nervoso quest'oggi. Ha cambiato di colpo umore, chissà perché. Bene, bene. Così Mrs. Carew sarebbe una creatura affascinante, eh? Non è giusto, però. È bastato che arrivasse il suo amico Jamie perché Pollyanna si dimenticasse completamente di me. Questo è un tradimento bello e buono. E pensare che io mi preoccupavo tanto per lei e continuavo a chiedermi come avrebbe reagito alla morte di suo zio, vero? Chissà perché il dottor Chilton è morto. Era una persona così buona. Non è giusto, lui non doveva morire. Ehi, Connie! Che cosa ne sarà adesso del cavallo del dottor Chilton? I cavalli sono animali sensibili. Ah, mi è venuta un'idea. Andrò subito a chiedere se sta bene. Sì, bravo, Jimmy! Vuoi ascoltarmi? Non puoi continuare così. Torna a lavorare, te ne prego. Guarda che non sei l'unico a soffrire per la morte del dottor Chilton. Tutti noi gli volevamo molto bene. Anch'io soffro, la mamma è disperata. Nancy soffre. Insomma, tutti stiamo male. Ma non passiamo le giornate a piangere abbandonandoci al dolore e trascurando i nostri doveri. Sì, lo so. Credimi, so benissimo che hai ragione. Ma allora, per quale motivo non vuoi riprendere a lavorare? Pollyanna è andata nel tuo giardino e ha visto com'è ridotto ed ora è molto preoccupata per te, papà. Figliuolo, devi credermi. L'ultima cosa che vorrei fare al mondo è turbare Pollyanna e Mrs. Polly. Però non riesco a trovare la forza di reagire. Signor Tom! Oh. Ah, Jimmy, che cosa ci fai qui? Lei deve reagire. Se il vecchio Tom si lascia andare così, chi penserà a proteggere Pollyanna e Mrs. Polly? Purtroppo il vecchio Tom non ha più la forza di proteggere nessuno, neanche se stesso. No, non dica così. Ricorda cosa le disse il dottor Chilton sul letto di morte. Le disse: vecchio Tom, le affido la mia Polly e la mia Pollyanna, abbia cura di loro. Il dottore aveva molta fiducia in lei e lei non può tradirlo così, non può lasciarsi andare. È vero, Jimmy ha ragione, papà. Il dottor Chilton era un uomo così buono. Ha aiutato molte persone che soffrivano e la sua opera è sempre stata utile a tutti. Perché il Signore ha voluto portarsi via proprio lui? Perché Dio non ha voluto prendere me, che ormai sono vecchio e non servo più a nessuno? Mi sembra impossibile che Dio mi abbia concesso di vivere fino ad ora per farmi assistere a una simile ingiustizia. Non capisco, non lo capirò mai. No, non è giusto, Tom! Non è giusto, non è giusto! Quando il dottore di New York disse a Pollyanna che non avrebbe mai più potuto camminare, lei mi fece un discorso molto preciso, se le ricorda! No, io non credo più in Dio! Ma cosa stai dicendo, Jimmy? Mi dica allora, che cosa ha fatto di male Pollyanna? Si è sempre prodigata per tutti quanti, cercando di portare un po' di felicità nella casa in cui regnava la tristezza. In città ci sono molte persone che hanno ricominciato a vivere unicamente per merito suo. Eppure Dio, per qualche strano motivo, ha pensato di punirla e lei non potrà mai più camminare, mai più. Ah, perché, signore, non ha punito me al posto di Pollyanna? Perché? Perché proprio Pollyanna?
Io non posso più credere in Dio. Ascoltami, Jimmy, non devi parlare così di nostro Signore. Pensaci un attimo, hai mai sentito Pollyanna parlarne con risentimento? Pollyanna ha sempre accettato la volontà del Signore e dobbiamo imparare a farlo anche noi. Certo, Dio ha sottoposto a prove molto dure quella povera bambina, ma lei ha trovato in sé la forza per continuare a vivere. Ha trovato in sé la forza per continuare a vivere. Quando lei mi disse quelle parole, aveva l'aria di crederci. Ah, non mi stava mentendo, vero? Il Signore ha voluto essere misericordioso con Pollyanna e le ha concesso di guarire e di tornare a camminare. Ma ora, se lei venisse a sapere che persino il vecchio Tom comincia a dubitare di Dio, come crede che si sentirebbe? Sarebbe tanto confusa e disperata. Sarebbe troppo, persino per una bambina forte come Pollyanna. E poi che cosa farà Mrs. Polly? Oh, la prego, signor Tom, lei è l'unico che possa proteggere Pollyanna e Mrs. Polly. È l'unico che può farlo. Il dottor Chilton aveva tanta fiducia in lei. Non può deluderlo così. Lui ci guarda dal cielo ed è sarà addolorato. Oh, la prego, signor Tom, la vita deve continuare, l'ha detto lei. Hai ragione, Jimmy. Sì, tutto quello che hai detto finora è assolutamente vero. Ho sbagliato, ma ti prometto che farò di tutto per rimediare. Dice davvero, Tom? Si dice che invecchiando le persone diventino molto più sagge e io invece sono solo un vecchio sciocco. Sei pronto, Timothy? Dobbiamo tornare al lavoro. Certo, su, andiamo, papà. Posso aiutarla anch'io, non è vero, signor Tom? Oh, neanche per sogno. Jimmy Pendleton non può lavorare nei campi. Ma sono io che ho voglia di farlo. Ah, in tal caso sei il benvenuto, Jimmy. Signor Tom! Signor Tom, sono venuta a trovarla! Accidenti, sta venendo qua. Ora che ci penso, avevo un impegno molto urgente. Scusatemi, arrivederci. Ehi, Jimmy! Ma Jimmy! Signor Thomas! Sono io, Pollyanna!